Presidente, per illustrare brevemente un ordine del giorno che ho presentato, prima il relatore di maggioranza diceva che questo piano non lascia nulla all'improvvisazione. In realtà, il piano stesso dice e diceva che dal quadro conoscitivo emerge con chiarezza la lacunosità e la frammentarietà dei dati faunistici relativi alle diverse attività gestionali. Cioè, in sostanza, si dice che non abbiamo i dati raccolti fino ad oggi sono lacunosi ed incompleti e su questi però costruiamo un piano. E, fra l'altro, in sede di discussione in commissione c'era un aspetto del piano che diceva, stante questa situazione, l'unica scelta in grado di garantire l'acquisizione ma anche una corretta rendicontazione è l'allestimento di uno strumento in grado di garantire archiviazione digitale dei dati e quindi la Regione sta predisponendo uno strumento GIS per la raccolta di questi dati. Fra l'altro, voglio evidenziare che ad esempio in Regione Toscana e in via sperimentale però il tesserino dato che tutti i cacciatori devono compilare è diventato un applicativo georeferenziato, in pratica un'app sul cellulare sulla quale vengono segnate le giornate di caccia e cosa si è cacciato. In questo modo è possibile avere in prospettiva i dati in tempo reale, i dati storicizzati e i dati georeferenziati. Questo sarebbe sicuramente uno strumento che permetterà alla Regione di aggiornare il proprio piano faunistico-venatorio e di avere un dato. Sappiamo tutto dei cacciatori, fasce di età, dove sono e quanti sono, ma non sappiamo bene e dove cosa stanno cacciando. E quindi questo sarebbe un elemento importantissimo. Fra l'altro, un applicativo GIS di questo tipo potrebbe anche raccogliere altri dati, ad esempio quelli sui danni in agricoltura o sugli avvistamenti, della fauna e dell'avifauna. Quindi questo, diciamo, propone il nostro ordine del giorno, quindi di continuare a sviluppare quello strumento GIS e di, dotare in prospettiva i cacciatori di un'applicazione che va a sostituire il tesserino cartaceo. L'altro aspetto che secondo me va evidenziato, ma questo più diciamo di natura filosofica, è a cosa serve un piano faunistico-venatorio. Bene, io credo che un piano faunistico, lo dice il nome, debba servire alla conservazione della biodiversità e all'equilibrio naturale delle specie. Faunistico perché ci riferiamo alla fauna. Ovviamente questa fauna, la fauna selvatica, crea anche dei danni in agricoltura. Ed è questo, secondo me, l'aspetto più importante del quale si deve occupare un piano faunistico-venatorio. Quindi, come prevenire e ridurre i danni in agricoltura, perché la convivenza e l'equilibrio fra le specie comporta anche il rapporto con l'uomo e con l'agricoltore. Quindi, quei danni vanno in qualche modo ridotti, prevenuti. E poi in questo qualcuno dice, io non sono completamente d'accordo, ma qualcuno dice la caccia, i cacciatori possono essere di supporto. E questo è un aspetto sul quale si può discutere e sul quale bisogna intervenire e creare, diciamo, gli strumenti adatti. L'altro aspetto invece è quello del venatorio, che buona parte del piano invece è dedicata a questo, è a dire, guardate, ai cacciatori piace cacciare il fagiano, ma il fagiano ormai non c'è più, quindi dobbiamo provvedere alla continua reimmissione e per questo non riusciamo a costruire un piano e a capire dove il fagiano si sviluppa ed è in equilibrio. Ecco, questo aspetto secondo me è l'aspetto critico del piano perché se da una parte vogliamo pensare all'equilibrio naturale delle specie e alla biodiversità che dobbiamo garantire perché è un valore per tutta la regione, bene, ma se dall'altra invece dobbiamo pensare che dobbiamo ragionare solo su piani di reimmissione perché la caccia, qualcuno la definisce uno sport, su questo assolutamente non siamo d'accordo. E su questo si inserisce altro aspetto, che è quello della sicurezza. E in questi giorni, dall'apertura della stagione di caccia, in tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna, io in particolare ho notizie dal mio territorio, quindi in provincia di Forlì-Cesena, nel Cesenate, ma anche a Longiano, ma anche nel Riminese, ci sono casi di cacciatori che non rispettano le distanze e non rispettano le norme, quindi con rischi di venire impallinati, quindi chi va in bicicletta o anche un bambino di fronte a casa sua. E
animali, danni a cose e persone. Quindi su questo io penso che una riflessione tutti la debbano fare, in special modo i cacciatori, anche perché io vedo che ci sono dei cacciatori che questa riflessione cominciano a farla e a distinguere fra cacciatori e sparatori. Già io, diciamo, non sono favorevole alla caccia, ma questa riflessione secondo me è interessante. Cioè i cacciatori al loro interno devono, e anche qui dentro i politici, perché spesso i cacciatori sono stati visti e sono ancora visti come riserva di caccia di alcuni consiglieri del PD e della Lega, che quindi sono un serbatoio di voti. Ecco, io penso che dobbiamo e dovete imparare a superare questa visione, perché se volete portare avanti e sostenere i cacciatori, almeno dovete imparare a distinguere, fare bene questa distinzione fra il cacciatore e lo sparatore. Lo sparatore è quello che spara qualsiasi cosa si muove, il cacciatore invece, pur io essendo contrario alla caccia, deve imparare a rispettare le regole. Mi è passato proprio davanti in questo momento un cacciatore, sorrideva, e deve imparare a rispettare le regole, perché altrimenti, e questo è quello che sta succedendo, la visione della caccia sarà sempre vista in maniera sempre più negativa. E se oggi voi proponete un referendum a favore o contro la caccia, il 95% dei cittadini vi dirà siamo contrari alla caccia. Se invece vogliamo stare sul merito delle questioni, bisogna che focalizziamo quali sono le questioni principali: tutela dell'agricoltura, tutela della biodiversità e rispetto assoluto delle regole. Grazie.